ADN Kronos. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno da Gianandrea Carreri. Oggi è giovedì 22 febbraio e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Fabio Fazio. Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Diciamo che non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo, e quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino fatto di novità e spero di invenzione, di creatività. Così Fabio Fazio, dietro la scrivania con pesci della sua trasmissione Che tempo che fa, a maggio 2023 salutava il pubblico della Rai. Il nuovo cammino lo ha intrapreso poi sul 9, dall'ottobre successivo, portandosi dietro il titolo del programma e tutto il suo pubblico, che continua a regalargli ascolti record, soprattutto perché fatti su una rete che non ha certo la forza di quelle di Viale Mazzini. Un passaggio avvenuto dopo un lungo silenzio dei vertici Rai sul rinnovo del suo contratto in scadenza e dopo gli attacchi, fra gli altri, di Matteo Salvini, le accuse di fare propaganda per la sinistra sulla TV pubblica. Questo è il passato, l'ultimo pezzetto del passato, e il futuro? Un'ipoteca sul futuro ha provato a metterla Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in occasione di una trasmissione celebrativa del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, a un anno dalla morte, su Canale 5. Proprio Fazio ha condotto lo speciale dal Teatro Parioli di Roma, ora Parioli Costanzo, storico palcoscenico del Maurizio Costanzo Show, programma andato in onda in due fasi per un totale di 34 anni. Pier Silvio Berlusconi, intervenuto in collegamento dagli studi di Cologno Monzese, ha rivolto a Fazio un avance molto esplicita. Gli ha detto: Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch'io sento di avere l'intuizione che potrai diventare quotidiano, l'intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua. Esplicito e dettagliato Pier Silvio Berlusconi, non solo un vieni da noi quando vuoi, anche l'indicazione del tipo di impegno, un programma quotidiano come era appunto quello di Costanzo. Fazio ha risposto dicendo: ho appena iniziato sul 9, però Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno. Il suo contratto con l'emittente della Warner Bros. Ha infatti la durata di 4 anni, ma intanto Pier Silvio ha bussato alla sua porta e Fabio l'ha socchiusa. Del resto, anche il papà dell'amministratore delegato di Mediaset, Silvio Berlusconi, si sbilanciò su Fazio. In una puntata di L'aria che tira, sulla 7, Berlusconi Senior venne intervistato da Mirta Merlino e in quell'occasione criticò la decisione Rai, che si riteneva ispirata dalla Lega, di tagliare 3 puntate di Che tempo che fa, con la motivazione di fare spazio alle trasmissioni elettorali per le europee del 2019. Poi una domanda e una risposta che Pier Silvio potrebbe aver ricordato quando ha deciso di fare lo suo avanza a Fazio. Lei lo prenderebbe Fazio a Mediaset? Perché lei da editore è molto... ha preso anche nemici a Mediaset. Non avrei nessuna difficoltà, anche se devo valutare il fatto che da quando è stato spostato sulla prima rete gli ascolti non sono esaltanti. Già, spostato sulla prima rete. In effetti, prima di uscirne, Che tempo che fa ha peregrinato da una rete Rai all'altra, ma prima del suo programma meteorologico, Fazio ha fatto molto altro. Anzitutto, il 30 novembre 1964, a Savona, è nato sotto il segno del Sagittario, che per chi ci crede spinge al viaggio, al cambiamento. Papà Giuseppe e mamma Delia lo tirarono su umanista, maturità classica e laurea in lettere e filosofia, con una tesi dove accoglie i suoi primi ospiti del mondo dello spettacolo, una tesi sui testi dei cantautori italiani. Da buon ligure, di certo, aveva nelle orecchie fin da ragazzo parole e musica degli autori della cosiddetta scuola genovese, come Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco.
poi sarebbero arrivate le ospitate vere, In che tempo che fa. Ospitate che, per limitarci alla musica, hanno annoverato fra gli altri gli Oasis, Phil Collins, Lou Reed e Metallica, Madonna, Ed Sheeran, Anastasia, Michael Bublé, Robbie Williams e Lady Gaga e, dopo l'ultimo Sanremo, Gali, alla ribalta per le polemiche sul suo stop al genocidio riferito ai palestinesi uccisi a Gaza. Ma torniamo agli esordi di Fazio, neanche a dirlo, in Rai, nel 1982, nel programma radiofonico Blackout, come imitatore. La TV arriverà l'anno dopo, una cosa piccola, l'apparizione in un programma della Carrà, in una puntata di Pronto Raffaella. Di lì a poco entrerà stabilmente, per la prima volta, nel cast di una trasmissione, Loretta Goggi in Quiz. Nel 1984 tradisce la Rai per Rete 4, in forza Sponsor City, poi di nuovo in Rai, co-conduttore di L'Orecchiocchio, incentrato sui video musicali da ascoltare e da vedere. L'elenco è lungo, le incursioni fuori dal recinto di Viale Mazzini non mancano, ma è Mamma Rai a dominare nel suo carnet di ballo. Nel 1993 passa a un livello superiore, è autore e conduttore di Quelli che è il calcio, varietà domenicale di Rai 3 che tiene insieme calcio e intrattenimento. Il suo primo fritto misto di temi e personaggi normalmente tenuti separati in TV, per usare una definizione cara a Maurizio Costanzo. Nel 1997, altro salto di qualità, conduce Anima Mia, dedicato agli anni 70, un successone e un altro punto di contatto con Maurizio Costanzo, per una volta nel ruolo di ospite. Fra gli ospiti anche Pierluigi Pizzaballa, l'introvabile Pizzaballa, un ex portiere di calcio, un mito per i tifosi, o meglio, per gli appassionati di figurine dei calciatori. La sua, appunto, per un po' fu introvabile. L'onda lunga del successo di Anima Mia portò Fazio fin sul palco di Sanremo, al timone del festival nel 1999 e nel 2000. Anche qui ascolti record, con una media di 14,7 milioni e 55,9% di share il primo anno e di 13,5 milioni e 54,4% di share il secondo. Fazio tornerà a condurre Sanremo nel 2013, affiancato da Luciana Littizzetto, altro successore. Bis nel 2014, ma questa volta gli ascolti vanno solo benino. Intanto, nel 2003, Fazio aveva varato Che tempo che fa su Rai 3. Il programma resterà sulla terza rete per 14 edizioni, poi due edizioni su Rai 1, una su Rai 2 e di nuovo su Rai 3 per le ultime tre edizioni Made in Rai, 20 in totale. Con l'edizione in corso, l'avventura si trasferisce sul 9. In questi anni Fazio è riuscito anche a sposarsi, nel 1994, con Gioia Selis, di Savona anche lei, di 4 anni più giovane del marito. I due diventano genitori di Michele nel 2004 e di Caterina nel 2009, uniti nella vita e anche in un film, Pole e Pole, soggetto sceneggiatura di Fabio Fazio, diretto da Massimo Martelli nel 1996. Nel film lui e lei interpretano loro stessi. La pellicola, con i toni della commedia, racconta un Fazio impegnato in una campagna in Africa per l'AMREF, l'Africa Medicine and Research Foundation. Nel suo curriculum Fazio può vantare oltre 50 titoli televisivi, 4 radiofonici, l'interpretazione di 2 film e di una miniserie televisiva, diversi doppiaggi, 9 libri scritti, 6 telegatti vinti. La sua cifra è la pacatezza. Il suo pregio riuscire a mantenerla pur facendo televisione. Come ha detto lui, perché in un paese civile 2 che si picchiano in pubblico vanno in galera e da noi, invece, vanno in televisione e hanno successo? Aggiungi Contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.